Allora, è un gruppo, diciamo, omogeneo ed eterogeneo allo stesso tempo, nel senso che Edoardo e Alessandro fanno parte di Combocat, che cos'è? Lo faccio dire a voi, se no... È una video agency, quindi scriviamo, pensiamo e produciamo video per aziende, video pubblicitari che vanno prettamente su web. Perfetto. E invece, per la cosa fai di lavoro? È una bella domanda. Variegate cose, recito, scrivo quello che faccio, faccio il comico, ho lavorato per Zelig, ho lavorato come scritturato in teatro, cioè, cerco di sbarcare il lunario con varie cose, depositando... No, va bene. Regista, attore, scrittore, sceneggiatore, cioè davvero tantissime cose, esatto. E in realtà lo ringraziamo particolarmente perché insieme, e partirei un po'... In realtà da te con questa domanda, cioè abbiamo affrontato in questo giorno e mezzo di Warnex Fest tantissimi argomenti inerenti alle nuove tecnologie, a come cambia la comunicazione poi anche sulla nuova tecnologia e su come le nuove tecnologie hanno un impatto sulla creatività. Allora partirei proprio dal chiederti questo, cioè che impatto ha la creatività, la tecnologia sulla tua creatività? Domandone tosto, nel senso... Ma una cosa molto forte e bella è quella di avere un feedback sulle pagine di Facebook o altre pagine di quello che hai fatto, anche live, eccetera. Sì, l'impatto grosso della tecnologia è, per esempio, una cosa, forse scherzando, che in teatro beccare della gente che ti sta a sentire e basta è una cosa abbastanza difficile. Direi che adesso come adesso è il telefonino acceso per riprendere, ormai è praticamente sdoganato da noi, eccetera. E, però, no, dico banalmente, dobbiamo farci i conti, e infatti l'incontro con loro è molto in questa, con Combocat è molto in questa direzione, senz'altro. Ora arriveremo a questa collaborazione, ma mi interessava un pezzettino di quello che hai detto. Viviamo e le nuove generazioni sempre di più sono multitasking, quindi come dicevi uno magari oggi guarda la TV e contemporaneamente smanetta banalmente con... Però se lo fa a teatro è diverso, cioè come si fa poi a tenere accesa allora l'attenzione, perché cioè, come reagisci quando tu vedi la prima fila che intanto... Ah beh, no, lo esplicito proprio, dico vabbè, allora continuo a telefonare pure, prendo il telefono e chiamo la fidanzata di questo qua, eccetera. No, ci gioco e ci sto, credo che non sia nemmeno più il caso di farne dei moralismi o lavorare in questo senso, cioè bisogna farci i conti e insomma faremo delle dirette su Facebook, non lo so, ci adegueremo in qualche modo, insomma. È un percorso circolare, siamo partiti da questa domanda ma adesso iniziamo e ritorniamo a lastrico, perché il cammino invece con i Combocat, la collaborazione con i Combocat nasce un po' casualmente. Un giorno proprio personalmente a me segnalano un video, ok, mi dicono guardate, per esattezza mio fratello che è amico di Edoardo e quindi qua alla fine tutto in famiglia, mi segnala un video. Arvienci, chiedo alla regia di farlo vedere così vi faccio capire da che cosa partiamo. Ciao, mi chiamo Nicolò, sono qui per presentare un'applicazione che ho sviluppato. Questo non è il cesso di casa mia, ma ci sto defecando allegramente. Non mi trovo in un albergo e non conoscevo il proprietario prima di 10 minuti fa. Com'è possibile? Ho prenotato questo cesso su Airbnb. Quando sei in giro per la città e improvvisamente ti scappa da cacare, cosa fai? Ti butti in un bar e ti ritrovi in un bagno sudicio, senza carta igienica, con la gente che ti mette fretta. Con Airbnb puoi trovare una tazza comoda e pulita, come fosse a casa tua. Ecco come funziona. Quando hai un'urgenza, prendi il telefono e apri Airbnb. Ti iscrivi con il tuo account di Facebook e sei dentro. Immediatamente l'app localizzerà tutti i water domestici intorno a te. Di chi sono? Di chiunque abbia un cesso a casa e abbia voglia di condividerlo in cambio di due spicci. Ti ispira uno? Puoi analizzare a fondo la scheda tecnica, valutando i comfort e la presenza di incentivi al soggiorno. Ancora qualche dubbio? Hai le recensioni di chi è passato prima di te. Poi, se ti sei convinto, prenotare la tazza è facile. Con un click contatti il proprietario, vai a casa sua, scarichi,
e lo paghi comodamente sul posto. L'affitto del bagno per 15 minuti ha un costo fisso per tutte le tasche. E se poi diventa qualcosa di più impegnativo, si può pagare la differenza sul posto. Per gli utenti più esigenti che non badano a spese, c'è Airbnb Premium. Il padrone di casa non solo affitta il bagno, ma garantisce un'assistenza tecnica durante tutta la procedura. Respira. Spinge, respira, spingi. Spinge, respira, dai, spingi! Spinge, respira! È bellissimo, bravo. Airbnb. L'unica cosa di cui dovrai preoccuparti è: quale sarà il prossimo cesso da battezzare? Mi mandano questo video, chiaramente io, noi tutti in redazione siamo impazziti, l'abbiamo utilizzato, socializzato, pubblicato e da qui ne è nato poi un piccolo percorso. Ma prima di parlare del percorso, come è nata un po' questa idea? Ma allora in realtà un po' racconti di amici, si dice così, il mio cugino, no, però esperienze personali, no? Sai, ti capita spesso che hai un problema nella vita e dici servirebbe un'app, no? E poi nella maggior parte dei casi l'app non la fai perché noi non siamo sviluppatori, quindi abbiamo tutta una serie di idee di possibili app, ci servirebbe questa app e il video ci è sembrato il veicolo giusto per provare a immaginare come poteva essere. Quindi è un po' come capita a tutti, no? Che dici servirebbe questa app, beh, perché non la facciamo, ecco. Poi era il periodo in cui stava esplodendo tutto il trend della sharing economy. Ovviamente un riferimento a Airbnb, si parlava tanto di Airbnb e abbiamo detto riusciamo a trovare una variante verosimile, diciamo, ma inventata a quello che sta succedendo adesso in Italia e nel mondo, e è venuta in mente questa. Mancava questo, diciamo, nella sharing economy. Sì, si sentiva la mancanza, di questa parte, certamente. E, ma come... Io trovo che la cosa figa, lo dico da esterno e da amante assoluto della comicità, la cosa che c'è in questo video più forte e bella è come se avesse aperto un'altra dimensione, no? Come se ci fosse una realtà virtuale. E per noi la comicità, quelli della mia generazione, è stata sempre un modo per evadere dalla realtà. E boh, trovo che questo tipo di approccio sia qualcosa di nuovo, di confortante. Sia spesso una soggezione verso la tecnologia, e anch'io da comico mi sento in difetto a cercare di raggiungerla. Il fatto di poterla prendere in giro con gli strumenti che usano loro, cioè quindi un'abilità tecnica molto alta, e boh, trovo che sia salutare, ecco. E oltretutto la cosa, come dire, in qualche modo bella di questo video è che è in qualche modo verosimile, cioè è ipotizzabile. Tranne il finale, forse. Tranne magari il finale. Il finale... Il sostegno, poi bisogna vedere quanto uno è disposto a pagare. No, ma tra l'altro, in tanti, nel periodo di lancio, in tanti ci hanno scritto dicendo: guardate, c'è un problema, nell'Apple Store non troviamo l'app, no? Sì. Noi avevamo giustamente inserito il finale per togliere, cioè, comunque mantenerlo in bilico, ma come dire, smarcare questi dubbi, no? In questo senso, chiedo a Maurizio una cosa simile, naturalmente in un formato molto più grande. Lo fece Indietro Tutta con Cacao Meravigliao, cioè non so per chi, quelli più grandi, non certamente le nostre giovani spettatrici, ma tanti anni fa, io ero alle scuole medie, ci fu una trasmissione, per chi non la conosceva, condotta da Arbore, che si chiamava Indietro Tutta, e c'era un prodotto che pubblicizzava, che era il Cacao Meravigliao. Il Cacao Meravigliao non esisteva, cioè era una pubblicità naturalmente finta, ma la gente andava, ma la gente inteso frotte di italiani, ora voi siete più giovani, Maurizio forse più o meno abbiamo la stessa età, magari no, ti sto dando del vecchio, no, più o meno. No, no, 37, 37. Quasi anch'io. E la gente andava a comprare il Cacao Meravigliao. In questo senso, quando una cosa diventa verosimile, aggiunge forza a forza, quindi non c'è solo la comicità, Alessandro. Cioè, nel senso, il nostro ragionamento è sempre, come diceva Edo, ci viene automatico pensare a quale potrebbe essere l'app che serve. Molte volte esiste già,
oppure, come dice Edo, magari ci viene l'idea giusta, però non essendo sviluppatori la realizziamo. In questo caso, in effetti, è un'app che potrebbe servire. Poi, nello specifico, nel pratico, c'è da chiedersi chi davvero metterebbe a disposizione il bagno di casa propria. Noi abbiamo pensato magari agli studenti, non so, che vengono da un'altra città, che dividono un appartamento, magari lo considererebbero come un piccolo introito, mentre studiano accolgono qualcuno, però da tutte le richieste che ci sono arrivate evidentemente qualcuno l'avrebbe usata. Un'altra cosa che è interessante è il lato poi più serio e business di questa cosa. Questo modello potrebbe tranquillamente diventare un modello di video per tutti coloro che hanno un'idea, non hanno ancora i soldi per realizzarla, sì, perché magari appunto ci vuole uno sviluppatore, ci vuole tempo, bisogna testarla, ma magari se vuole provare a cercare dei fondi per, come dire, quindi col crowdfunding, potrebbe rivolgersi a voi e dire: c'ho un'idea, vorrei presentare la mia idea. Sì, infatti io ho sentito tante storie di startup che hanno l'idea ma non hanno ancora il prodotto, il servizio finito, e attualmente cosa si fa? Si fa una landing page, quindi un sito dove tu vendi il prodotto come se esiste realmente e lo utilizzi per testare il mercato, la risposta eccetera. Se in tanti si interessano a quel sito, a quella pagina, poi vabbè, ho più forza per andare a farlo. Il video, insomma, incrementa questa possibilità, perché realmente con i giusti livelli di verosimiglianza puoi fare un video che presenta la tua idea di startup, e il video è molto indicato per essere condiviso, passato, diventare virale anche, quindi può veramente girare la tua idea attraverso il video. Poi, se va come in questo caso, magari hai la sicurezza per andare avanti in un altro step produttivo di questa tua idea. Noi di Wired diciamo che il lato business forse interessava un po' di meno, anche se i soldi ci interessano assolutamente, quindi abbiamo un po' preso spunto da Airbnb e abbiamo detto: ma perché non creiamo, come dire, degli altri video, una serie di video che potrebbero essere verosimili, ok, e che potrebbero pubblicizzare dei prodotti di tecnologia che non sono esistenti ma in qualche modo lo potrebbero essere. Qui parlo del cane, del cane. Ciao, guarda questo video qua, Droddy si chiama. Il futuro è già oggi. I nostri dispositivi sono sempre più performanti. Stiamo per sbarcare su Marte. Intanto le auto guidano già da sole, ma i cani che tutti noi amiamo e vogliamo al nostro fianco non è che si siano evoluti un granché negli ultimi tempi. Diamo il benvenuto a Droddy, il primo cane con l'aspetto di un drone. Droddy è nato dalla necessità di portare anche il cane al passo coi tempi, anzi, per spingerlo oltre. Droddy comprende perfettamente i tuoi ordini e ti segue fedelmente. Poi è capace di essere servizievole e di farti le feste, cose che anche un cane analogico sa fare, certo. Ma le vere soddisfazioni devono ancora arrivare. Per esempio, lanciare il solito bastoncino non sarà più lo stesso. Con Droddy proverai nuove traiettorie, con la certezza al 99% che lo riporti indietro. Figo, eh? Il tuo cane mica lo sa fare. Non solo svago, ma anche sicurezza personale. A mali estremi, caccia i soldi. Droddy, caccia sto coglione. Potrà passare dalla modalità amicone alla modalità mosso cazzi. Quando lo porti fuori, poi, beneficerai solo dei vantaggi. Ciao, cucciolo. Droddy non ha bisogno di nutrirsi. Droddy, ho detto di no. Giù. Ma potrai tranquillamente impostarlo sulla modalità cane bastonato. Comunque, quando lo vorrai, grazie alla sua videocamera wireless, diventerà il tuo miglior alleato. Droddy, vieni! Dai, dai, dai! Diamo uno sguardo al futuro. Diamo il benvenuto a Droddy, un nuovo concept di cane che lascerà il segno. E anche in questo caso l'idea era appunto qualcosa di creare qualcosa di verosimile. In realtà, e do a voi la parola, avevamo tante idee.
Sì, in realtà la selezione è stata fatta in base a come è stato fatto con Airbnb e Airbnb, anche in questo caso, qual è il trend del momento, no? E questo è uno dei video e lo vediamo anche qui con i workshop che state facendo. Il trend importante è quello del drone. Esiste già il drone che è capace di seguirti. Abbiamo immaginato quale può essere anche in questo caso l'upgrade, che non è tra 50 anni, probabilmente tra un anno, sei mesi ci sarà questa possibilità, intelligenza artificiale da una parte e drone dall'altra, abbastanza diretto. Poi altro trend, e ci stiamo lavorando, appunto, anche, non so, il video a 360, realtà aumentata, un'altra cosa che sta andando molto forte e su cui ha senso ragionarci. Quindi diciamo che è interessante anche per fare un lavoro con un senso, trovare qual è tecnologicamente il trend, la cosa di cui si parla, su cui c'è attenzione, e immaginare una variante, la variante appunto, in questo caso drone cane. Prendo spunto da questo perché citavi come in qualche modo la tecnologia, qua torno alla domanda di come la tecnologia condiziona o può orientare o ispirare la creatività, Maurizio. Sono nati film come Air, non so se qualcuno l'aveva vista, il rapporto di un uomo con il proprio, con la propria assistente vocale, quindi un rapporto di coppia, un rapporto d'amore, un film ottimamente costruito e di fatto c'era una persona che parlava con una macchina, ma si innamorava di una macchina e c'era tutto un rapporto decisamente complesso con questa macchina, e con la scoperta, ad esempio, a un certo punto, che questa macchina, essendo una macchina, parlava con altri miliardi di persone allo stesso tempo, dicendogli le stesse, più o meno le stesse cose. C'è qualcosa del, come dire, di quello che ci attende che ti interessa, che ti stuzzica, che stimola la tua creatività, se ci hai mai pensato? Ma allora, mi viene in mente una battuta fantastica di Rocco Tanica su questo, che penso sia una delle menti comiche più forti che abbiamo in Italia, proprio ragionando sulla comicità. La comicità e la tecnologia vanno sempre di pari passo e spunta sempre un comico che a un certo punto prende in giro la tecnologia con l'inadeguatezza verso la tecnologia, no? E dice, funziona così: un tempo ci scrivevamo con le lettere, parlavamo, adesso no, adesso abbiamo le email, ok? E si può applicare questo suono, email, per ogni novità tecnologica che arriva. Nel senso, un tempo facevamo le fotografie con le macchine, no, adesso abbiamo il drone. E succede questa cosa qua, sempre la comicità è attirata da questa cosa nuova e come luogo comune dice che era meglio prima, eccetera. No, credo, mi interessa molto il discorso, facevano i ragazzi di Combocat sui trend, no? Abbiamo molti di noi comici la tendenza di vedere che tipi, quali sono i trend che escono e attaccarci a quello per... In realtà lo sforzo che deve fare la comicità, ed è difficile, è creare lei stessa dei trend, cioè sganciarsi da il politico del momento e prenderlo per il culo, dire semplicemente sull'attualità. Questo è, però saperlo fare, avere questo tipo di comicità che hanno loro è pazzesco, è forte, insomma. Parlando di comicità e parlando proprio di questo filone, in contemporanea un po' alle cose che sono nate con Wired, è nata una collaborazione invece tra voi tre, sì. Tra Combocat e Lastrico, grazie a Niente TV. Prima di vedere il video di questa collaborazione, Edo, spiega magari tu che cos'è meglio Edo Niente TV, che è una piattaforma nata di recente. Sì, è una piattaforma, sono contenuti video comici satirici, c'è dentro tanta bella gente, ci siamo noi con Maurizio, ma anche insomma personaggi ancora più importanti, c'è Geppi, Cucciari, Martina, che abbiamo visto prima, il terzo segreto di satira, quindi è un contenitore di comicità e satira nuovo con anche
persone di un'altissima professionalità, insomma, che magari hanno lavorato molto anche in televisione, in altri ambiti, che adesso portano la propria esperienza di comici sulla nuova piattaforma, su web, quindi con le proprie dinamiche nuove, ma con quella capacità di far ridere che è universale, sostanzialmente. Dove l'idea è poter trovare contenuti che potrebbero essere web series o anche singoli video alla portata, insomma, di esatto, tutti, e video esatto, di qualità. Esatto. Allora, proprio in merito a questo avete avuto un'idea insieme, la vediamo insieme. Posso dire una cosa prima come di no, vedere certo, il sì, video sì, di questo? Questo è un esempio di commistione fra due idee. Originariamente l'idea di questo pezzo è venuto da dei discorsi che facevamo a Sant'Olcese, nel mio paesetto, prima di andare a dormire, no? Ci immaginavamo, diciamo, ma tu pensa un po', Beni, quando muori, se ci fosse tipo un'intelligenza superiore che ti dà tutti i record che hai fatto nella vita, no? Cioè ti dice, non so, il lavoro in cui saresti riuscito meglio, i chilometri che hai percorso, le ragazze con cui potevi uscire però hai sbagliato a dire, cosa dovevi fare tipo per diventare papa, cioè tutte queste entità superiori, tipo Dio che a un certo punto ti chiama e hai fatto un rapido resoconto, è una roba del genere, no? Cioè, perché era affascinante alla fine. Poi noi viviamo molto la vita in competitività con gli altri, sapere come ti sei classificato in che cosa ne so, in autobus che hai preso, sì, la parola che hai usato di più, della vita, cioè. Ma no, anche delle belinate, anche, soprattutto delle scemate. E allora poi parlando con lui ho detto, ma che c'è, era la ricerca di questi trend, eccetera, guarda, c'è stata poi la fusione di queste idee, eccetera, eccetera, mettendolo come se fosse questa applicazione di iWatch super avanzato, eccetera, eccetera. Vabbè, ci tenevo, potevo anche non dirlo, ma così. Vabbè. No, ma invece hai fatto benissimo, vabbè. Così serve ancora meglio per introdurre questo video. Io sono sempre stato un po' contrario alla tecnologia, cose, io mi entusiasmo. Questo è l'Apple Watch e c'è un'applicazione che è appena uscita, pazzesca devo dire, si chiama Life Score e dà le statistiche dettagliate di tutta la nostra vita, da quando siamo nati fino adesso. Ve lo voglio far vedere in diretta. Avvia analisi vita. Periodo analisi? 10-36 anni. Ok, avvio report completo. Hai tagliato 12 km di capelli, 11 kg di unghie, il 70% le hai sputate, le altre le hai ingerite con un apporto di 247 kcal. Hai ucciso una zanzara ogni 23 tentativi, hai fatto 15 litri di pipì in piscina, 4,6 litri nelle mutande. Sei passato vicino ad un totale di 12.313 euro per terra che tu non hai visto. Ti sei fermato a un autogrill in media ogni 101 km e a quello di Varese Est, se prendevi il gratta e vinci che ti ha offerto la cassiera, eri miliardario. No, che sfiga! Le 41 indicazioni stradali sbagliate che hai dato hanno allargato il diametro del buco dell'ozono di 17,5 cm. Scusa! Hai disobbedito 313 volte alla mamma e 181 al papà, facendogli inventare 13 nuove bestemmie. Hai segnato fra campetti, biliardino e PlayStation 1413 gol e 6 assist. Il saldo tra accendini che hai ciulato e che ti hanno ciulato è di 12 a tuo favore. Le puzzette che hai mollato in pubblico sono state attribuite a te nel 42% dei casi e 27 volte ti sono state addebitate puzzette altrui. Complimenti. Hai totalizzato 16 colpi di sonno, 8 colpi di fulmine, 2 colpi di frusta e hai cambiato le mutande ogni 2,4 giorni da fidanzato. Da single lasciamo perdere. Sì, però non è che devi commentare tutto, fatti anche un paio di bite di cazzi tuoi, eh. Il profumo che ha tenuto conto il pH della tua pelle e ti avrebbe fatto ciulare di più era il mughetto spray della Coop. In 3 occasioni saresti potuto andare a letto con 2 donne contemporaneamente. Chi sono? Ti piacerebbe saperlo? Mi hai detto di farmi i cazzi miei. Tu invece sei un uomo solo. Hai lo 0,2% di possibilità di trovare l'anima gemella. Tra poco ti scollerai l'ennesima birra per dimenticare e ti addormenterai sul divano. Altrimenti... Altrimenti? Altrimenti puoi fare l'upgrade al sistema operativo Escort. Mi sganci 30 euro e ti tengo compagnia io, bel ricciolino. Procedi, va.
questa sarà una, scusate, io ho dei problemi, essendo basso ho dei problemi con il, eccoci qua, sarà una delle serie che si potranno trovare su Niente TV. Sì. Quindi sarà un primo, non so se vi vedrai impegnati insieme tutta la serie anche con altre idee. Sì, sì. Giocheremo con la tecnologia e sulle applicazioni, continuerà questo filone assolutamente. Perfetto, il tempo a nostra disposizione è praticamente finito. Io, se volete, avrete anche cose nuove da presentarci. Noi rifacciamo il Warnex Fest, questo per tutti, a Firenze il 17-18 settembre. Se volete venire, ci saranno delle altre cose fichissime. E se volete venire anche voi, ci fa naturalmente volentieri, piacere. Volentieri. Io ringrazio Maurizio Lastrico, Alessandro e Edoardo di Convocat. Grazie ancora per grazie essere stati.